Ciao, oggi scopriremo come poter consultare la versione digitale del nostro libro Giunti. Dobbiamo iniziare ad utilizzare il D-Book. Il D-Book è un'applicazione, cioè un programma che si installa sul computer e ci permette di accedere a una vera e propria libreria personale. Quindi il D-Book non è un libro, ma è una libreria virtuale che ospita tutti i libri digitali della Giunti Scuola. La prima cosa che dobbiamo fare è registrarsi sul sito della Giunti Scuola. Quindi scriviamo www.giuntiscuola.it. Come vedete, vi si apre la pagina, noi andiamo proprio su registrazione. Ci dice che è facile e veloce. La prima cosa da fare è inserire tutti i nostri dati. Alunno, la vostra email. Dovete ripeterla. Ricordatevi di inserire una password che poi dovrete sempre ricordare e riconfermatela. Vi chiede chi sei. In questo caso siete degli studenti della scuola primaria. Accettate e registratevi. Adesso dovete andare a controllare la vostra mail. Gmail. Vedete, è arrivata un'email da Giunti Scuola. E questo è il passo importante che dovete fare, cliccare qui per concludere la vostra iscrizione. Ritornerete ancora sul sito della Giunti Scuola. E qua andremo a inserire i nostri dati. La mail e la password che avete inserito prima. Ecco che adesso sei loggato in Giunti Scuola. Grazie all'UNN hai quasi completato la tua iscrizione al sito. Qua vi chiede già di inserire il codice. Io vi do il consiglio invece di cliccare qua dove c'è scritto libri e strumenti. Andare sul D-Book libro digitale e scaricare il vostro D-Book. Come fate a scaricare il vostro D-Book? Dovete scegliere quello adatto al vostro dispositivo. Installata l'applicazione, potrete aprirla ed eccoci che qua vi chiederà di nuovo di loggarvi. Alunno. Ed ecco, autenticazione riuscita. Sta sincronizzando la lista dei volumi. In questo caso sarà completamente vuota perché alunno si è appena loggato. Infatti mi dice nuovi volumi disponibili, aggiornamenti disponibili 0 perché l'ho appena scaricato.
Come faccio ad inserire un codice? Semplicemente cliccando qua, codice d'accesso. E qua andrete a scrivere i codici che trovate all'interno dei vostri libri e poi cliccherete invio. Per consultare invece la libreria, basta cliccare sul libro. Facendo così, cliccando su installa, lo installate direttamente sul vostro computer, altrimenti potete consultarlo online cliccando su libro accessibile.